Salve, sono Roberto Patterscott, leader equirente del distretto di Napoli. Come UDI di Napoli abbiamo realizzato questo snello tutorial per Teams. Le nozioni di base per un rapido utilizzo di Teams possono individuarsi in quattro passi. 1. Creazione ed impostazione del team. Si tratta di un gruppo di persone che interloquiscono, ad esempio i magistrati di una sezione dell'ufficio giudiziario. 2. Creazione e impostazione dei canali. Sono spazi di autonoma discussione all'interno del team. Ad esempio, alcuni magistrati delle sezioni dell'ufficio giudiziario possono incontrarsi nel canale tematico e discutere come un autonomo gruppo di lavoro interno alla sezione. Si possono indire e gestire riunioni in videoconferenza all'interno del team o chiamare un singolo componente del team. Partecipare a una riunione o rispondere a una chiamata sarà oggetto di spiegazione. 4. Vi sono delle funzioni avanzate. Condividere file e inviare post. I post sono dei messaggi inviati all'interno del canale. Vediamo la creazione e impostazione del team. Si deve lanciare il programma cliccando sull'apposita icona. Questo è l'ambiente. Cliccando su Partecipa o Crea un team, possiamo creare appunto il team, il gruppo di persone che possono discutere all'interno dell'applicativo. Il team può essere creato da zero, quindi crea un team da zero, o basarsi su un team precedentemente già creato. Il team può essere privato o pubblico. Pubblico, chiunque dell'organizzazione può partecipare al team, creiamolo pubblico, lo chiamiamo prova team, possibile anche indicare una descrizione, creato il team, possiamo indicare le persone che sono abilitate a partecipare al team. Vedete, vengono acquisite dalla RUG direttamente. Aggiungiamo un primo componente. Aggiungiamo un secondo componente e così via. Chiudendo, troveremo qui il nostro team, prova team, con un canale già pronto che è quello generale. Cliccando su questi puntini si apre questa interfaccia e possiamo gestire il team dove si possono aggiungere dei canali ulteriori, aggiungere un membro del team, modificare il team ed eliminare il team. Vediamo come si aggiunge un canale. Ad esempio, canale diritto di famiglia. E in prova team troveremo il canale diritto di famiglia aggiunto.